Immagino di sentire la Callas, o Maria come lei la chiama, l'ho conosciuta quando l'esordio, diciamo. Io sono di Verona, la vedevo cantare all'Arena. Sulla voce non mi permetto di esprimere un giudizio, però mi sembra chiaro che la Callas è diventata una diva. Lei ha l'impressione che lo sia nata diva? Sì. Lei pensa che il Signore diceva... Sì, ho capito esattamente. Certo che voi potete, si può vedere questo visitante in diverse occasioni che ho fatto. Ho fatto anche in America per il presidente americano, che potete vedere nel YouTube. Ho fatto certo altre recite a Covent Garden. Ho fatto questo anche per un'apertura a Metropolitan Opera House. Infatti veramente in tutti i modi possibili. Quello che vi voglio dire è che le parole e il fatto che infatti sento che si tratta di me, mi sento, come dire, parte. E come Puccini ha scritto per una cantante, anche se sono egoista in senso che ho pensato alla tutta la storia di Tosca, ma veramente quello che ho voluto fare è anche fare capire della gente è che non sono una leonessa, che sono cattiva, che voglio che anche come nella mia vita privata, tante volte nella mia storia, che ho 20 anni, diciamo, che ho cominciato su e che sono rimasta in quel posto, solo io solo so come, con tanto lavoro, ma sull'idea che la mia vita e la mia arte è veramente dedicata a voi. È diventato, diciamo, un alter ego, sono io, non faccio un effort in più, mi sento in quelli panni, non mi sento bene il vestito, non, anche, può essere coda, non lo so quanto, è come dire, in questo tipo di ruoli dove si tratta di un artista, mi sento molto bene di essere un artista. Qualcun altro? Un attimo, signora, arriva il microfono. Mi chiamo Alice, anzitutto mi presento. Volevo dire alla signora che sì, il suo grande entusiasmo per Puccini. Io amo Verdi invece. Ma anche io Verdi, non so se ha capito che ho cominciato con... Ma lei non farebbe male Lady Macbeth, per esempio, perché dice che non è una leonessa, cioè le figure negative di Verdi è troppo Puccini. Mi vuole vedere Lady Macbeth, quando la voce sarà più scassata, sì, forse. Verdi non ha avuto pietà in quell'opera, è bellissima, l'ho visto anche qua alla Scala, no, che faceva Roberto, no, il ruolo di tenore, ho visto, no, con una regia inquietante, ok? È un ruolo bellissimo in teatro Shakespeare, io adoro, però come tanti ruoli devi stare molto attento di poter cantare anche dopo che canti quel ruolo. Ecco la signora. Buongiorno, volevo chiedere se ci sono delle regie o dei registi con cui si è sentita davvero messa in discussione e al termine del quale però si sente davvero migliorata dopo aver fatto un allestimento che l'ha messa in discussione. Non ho capito esattamente. Messa in discussione cos'è? Messa in discussione in serie difficoltà, appunto, da dire, cioè dei registi, certe scelte registiche non le avrei fatte. Io non ma ho mai accettato qualcosa che non mi piace. Se qualcosa mi piace, devo riconoscere, non ho riconosciuto per tanti anni, infatti per tutta la mia carriera,
ma io, con una sola eccezione, io vedo assolutamente tutto prima di andare a una produzione, sia i tessuti, le scenografie, i colori, tutto. Allora, come mi sento così responsabile che la regia, e soprattutto se una regia moderna fatta per me, allora sono anche io parte, ho anche io le mie cose da dire, come anche i miei colleghi registi, direttori, colleghi hanno anche loro qualcosa da dire. Però io lo faccio sul serio, faccio anche viaggi a vedere come sono i costumi, che tessuto, come ogni dettaglio io vorrei e voglio conoscerlo. Io nel mezzo. Viva la Romania. Viva anche la Romania, ma viva diciamo la musica, certo, che la musica che... Sì, è vero, ma certo dovete essere fieri perché tante soprane rumene, no? Come lo sapete, tanti compositori italiani sono stati innamorati di loro e hanno composto opere per loro. Mi scusi, io mi riallaccio a quello che ha detto la signora. Sì. Su Verdi e su Puccini. Sì. Un famoso critico, purtroppo non mi ricordo il nome, diceva che l'aria più bella in assoluto scritta nell'opera lirica non è tanto Vissidate, ma è Amami Alfredo, perché racchiude veramente uno spirito. Ha un nome questa persona? No, che no. Allora non è nessuno. Allora, no, ma adesso no, volevo sapere la sua invece, la sua impressione su questo. Lei cosa preferisce, l'uno o l'altro? E van bene tutti, no, e due. E soprattutto nella musica non dimentichiamo mai che una, come quando si dice che di gustibus non disputandum est, vuol dire tutto. Ognuno di noi abbiamo un'altra opinione e siete liberi, non possiamo mai piacere a tutti, non solo come persona, ma anche come la musica. Una musica, sono tanti che sono ancora contro Puccini, lo sapete. Signora, io voglio solo sapere la sua. La mia opinione, non posso dare una o no, perché quando io accetto qualcosa, io non posso avere la stessa sensazione quando canto Amami Alfredo, perché è scritta di Verdi, un altro personaggio, ma quando canto Vissi d'arte, veramente un altro personaggio, sento un'altra cosa, dico altre parole. Sì, allora l'emozione c'è sempre. Scusi, No, il problema è suscitare l'emozione. Quindi per lei... Sapete che anche con mio bambino caro, certo, la gente si commuove, tutto il mondo applaudisce solo dal primo suono, e che sono ancora tanta gente che non sanno neanche oggi che mio bambino caro vuol dire il papà carino mio, e pensano al bambino. Sono tante cose nel mondo che ancora nell'opera è ancora fresco. E io sono mi trovo una specie di ambasciatore, che in un paese che vado cerco di fare alla gente capire che in ogni cosa puoi trovare qualcosa che ti piace. Va bene, signora. Ma sono due compositori, due opere diverse. Sì, ma non volevo dire che è meglio che peggio, ho capito? Volevo capire la sua posizione, nel senso di cantare uno e l'altro. Io non ho un'opera che mi piace di più dell'altra, già. Sono due cose diverse. Sono miei bambini, li amo tutti, che voi. Buonasera. Sono Salvatore. Io lunedì sono venuto a sentire la Bohème. Ah, sì. Però altre produzioni, però lei non c'era lunedì, anche se era segnata nel caso. Sì, quando non si sente bene è meglio di stare a casa. Sì, però adesso io dovrò andare via, non posso stare qui a Milano, sono venuto apposta. Sì, altre produzioni in avvenire con la Scala? Sì, mi hanno offerto, è vero, sempre tanti. Quello che sono sicura, un recital l'anno prossimo, e adesso mi hanno dato una lista di opere e vedrò. Quindi quale qualcosa c'è qualcosa che sarà gradito a lui, sì, che lo accetterò. Domani ci sarà, ma ci sarò io. Sarò domani. Comunque lo calo per domani. Se non ci sono altre domande, visto che appunto domani ce n'è ancora, no?
L'ultima domanda. L'ultima domanda, appunto, visto che domani la signora Gallo deve cantare, allora la lasciamo riposare poi. Sì, buonasera. Buonasera. Da un addetto ai lavori, io mi sforzo tutti i giorni, quando posso, di sentire su Radio 3 un programma che si chiama La Baraccaccia. Non so se. Anche adoro! C'è su YouTube una cosa con me che adoro. Una Traviata. Io mi sforzo perché appunto a volte condivido, a volte meno, e appunto volevo sapere da una detta ai lavori con lei, una che calca il palcoscenico, penso di aver già capito che è una fan di questo programma, più o meno. No, cosa ne pensa? Ma non che vuol sapere da me. Di quel tipo di programma. Cioè se le piace questo tipo di programma. Sì, perché appunto loro diciamo così fanno un po' a pezzi. Sì, se si è educativa, sì. Se è solo un pamphlet, sì, ma si deve capire che cosa è. Se loro dicono che è un pamphlet, ok, no? Si dice in italiano pamphlet, ok, forse. Io non ascolto in televisione, lo so, però lo so con me a Roma, sono stati molto simpatici, mi piace questo tipo, anche delle volte, come dico, non solo io, ma tutte le mie colleghe hanno detto una volta, se il nome mio sia sulle vostre bocche e che vi interessa in un modo o in un altro, io dico grazie. Grazie a Dani, grazie a oggi, un applauso per questo speciale fare caloroso possibile. Domani si potrà essere alla scala, sentirà la sua voce.